Era domenica 1 aprile 1984. Italia, pronti via, titolarono i giornali. Partì così la corsa più grande del mondo, ideata e organizzata dall'ISP in 20 città italiane, per i diritti, l'ambiente e la solidarietà. Radio 1 Rai ne dava il via e ancora oggi la storia continua. Diamo via lo speciale radiofonico. È quello su pubblicità. Una maratona in contemporanea. 80.000 italiani che partiranno per questa gara. Può partecipare chi vuole, perché può essere anche non competitivo. Nasceva così un nuovo modo di correre, da Orlando Pizzolato a Totò Antibo, da Stefano May a Laura Fogli, passando per gli imprendibili keniani, con l'ISP dello sport per tutti a fare da battistrada, perché nessuno resti indietro. Al centro ci sono infatti le relazioni, l'inclusione, il desiderio di esserci e partecipare, ognuno col proprio corpo, la propria età e la propria velocità. E per i risultati si fa un'unica classifica attraverso percorsi compensati città per città, migliaia e migliaia di atleti e di chilometri. Divi città e ambiente e movimento sostenibile. Si può scegliere di correre o camminare. Divi città è messaggera di pace, solidarietà internazionale, stili di vita attivi e salute. La carovana variopinta di Divi città attraversa centri storici, periferie urbane, decine di istituti penitenziari e minorili in tutta Italia. Non c'è un dentro e un fuori. Lo sport non ha confini.